Il caso vuole che io credevo fosse solo una cosa dolce, molto bella, accordi di pace, quello che due ragazze stanno per fare sul palco, tutte vestite di bianco. In realtà iniziano con una canzone storica, una canzone del 1954. La scrisse Boris Vian e credo che fu anche arrestato per questo. Si chiama Il Déserteur, Le Déserteur, questo è. Lui ha avuto un emulo poi in Philox, che fece Ant-Man ce n'è anymore, fece la storia di tutte le guerre che gli Stati Uniti avevano fatto in passato, e disse: io non marcerò più, non mi arruolerò più. Nelle Déserteur Boris Vian dice, è una lettera che fa al presidente della Francia, e dice: vacci tu in guerra, perché come disse Philox qui, è sempre il vecchio a fare le guerre e sempre il giovane a morire. Bene, Francesca De Fazi e Grazia Di Michele, Il Disertore. In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì, ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato e i figli che ho levato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai stan sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno mi ha rubato mia moglie e il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna, e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro se vi divertirà. E dica pure ai suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi, io armi non ne ho. Boris Vian giustamente fu perseguitato per questa canzone, perché lui interpretò uno spirito della gente che era stanca delle guerre coloniali, di questi ragazzi che partivano. E quindi, come hai detto giustamente tu, a un certo punto perseguitato perché questo brano non si poteva più ascoltare in nessuna radio, non poteva essere pubblicato, si stancò e scrisse questa lettera. E questa lettera a un certo punto dice una frase bellissima. Dice: la mia canzone non è antimilitarista, ma violentemente filocivile. Quindi lui poi di questa... Fortunatamente allora le radio hanno cominciato a passarla e quindi è diventato un grande successo ed è andato in giro per tutto il mondo, Le Déserteur. Lui è riuscito a creare intorno a questa canzone un movimento di dissenso. Quindi la musica può fare molto certe volte per sensibilizzare e per raccontare la realtà che stiamo vivendo. È per questo che sono qui con Francesca, che abita a 200 metri da casa mia. La mattina di domenica ci siamo trovati in una piazzetta a comprare i ciclamini e a un certo punto lei mi ha detto: ma ti rendi conto che noi compriamo i ciclamini e c'è la gente sotto le bombe, la gente che sgancia le bombe? E ho detto: che possiamo fare, Francesca? E lei ha detto: proviamo a fare accordi di pace, cioè cantiamo tutte le canzoni. Guarda, c'è una scaletta dove tutti gli artisti che hanno parlato di pace sono qui dentro, da Joan Baez a Italo Calvino a Bob Dylan. A, per esempio, ci sono anche degli artisti che hanno scritto delle canzoni che non si sono interpretate in segno di pace, come Fiorisci bel fiore. Tu te la ricordi? Sfiorisci bel fiore, quella è una canzone che noi facciamo in questo concerto perché nessuno ha pensato che ci fosse un lato di questo artista che fosse un lato invece altamente sociale, quindi
praticamente noi cantiamo le canzoni di tutti coloro che hanno cantato e interpretato La Pace. Ricci Belfiore di chi era pure? Perché ad esempio Le Déserteur lo interpretò in realtà Mulugy all'inizio, sì. E fu Mulugy a portare l'accesso. Iannacci, sì, ogni tanto di voti, era Enzo Iannacci, il quale Iannacci era conosciuto più per I Vengo Anch'io, per I brani un po' così dissacratori e strani, che per questa vena poetica popolare, perché questa è una canzone che abbiamo interpretato e abbiamo scoperto, che è una canzone popolare, nel senso che ha un motivo assolutamente orecchiabile e fa passare attraverso questo motivo orecchiabile dei contenuti molto forti, no? Che cosa fate adesso? Allora, Francesca, cosa vuoi, visto che sei... Perché dipende da quanto possiamo... Tu non ti preoccupare, cosa vuoi fare? Facciamo Fix Into Thy Rag. Fix Into Thy Rag è la canzone di Country Joe McDonald. Esatto, detto The Fish, che era l'ex fidanzato di Janis Joplin, così rimaniamo in famiglia. Guarda che lo conosco, è venuto anche a casa mia, quindi... Non ci credo, dai, veramente. È venuto a casa mia, sì. Country Joe mi ha raccontato tutto di Janis Joplin, eccetera. Che lui, allora dovete sapere che Country Joe McDonald è diventato un eroe di Woodstock. In realtà inconsapevole. Perché? A Woodstock sono arrivati 500.000 di persone, ok? E chiaramente gli artisti non riuscivano ad arrivare perché c'è l'ingorgo. Certo. E quindi? Allora lui dice: secondo voi io mi perdo un evento come Woodstock dove arrivano tutti? Lui doveva cantare il terzo giorno, ma dice: vado là subito. Quindi lui era lì dal palco che guardava, ma non arrivava nessuno. Al che l'organizzatore va là e dice: vai sul palco, ma a fare cosa da solo? Ma poi non c'ho neanche la chitarra, loro gli trovano la chitarra. Dice, sì, ma non c'è neanche la tracolla. Allora gli danno una corda. E dice, vai da solo. A che dice, io cosa vado? Sale sul palco e si trova con tutti che non gliene fregava niente, perché stavano mangiando, eccetera. Allora, siccome molta gente veniva... Mangiando, vabbè. Allora questa pensa sempre male perché lei è una ladra. Cioè Francesca deve fare, tu sei una ladra. No, lei è entrata nel giardino di Paul McCartney e gli ha rubato il diario. Vabbè, era mia sorella, io ho accompagnato lei. Sì, vabbè, ma guarda che non importa, sei, non c'entra niente, sei colpevole come lei. Vabbè, al massimo sono complice. Complice, vabbè. Poi gliel'hanno restituito. Però... 13 anni, 13. Quanti anni avevate? Sì, 3. Sì, comunque. Allora, quindi cosa succede? Che dice, vedo che la gente non gliene frega niente, mangiava o fumava. Allora si è ricordato, dice, ma qui molti sono da New York, che c'era questa canzone, Feel I Like Fixing the Rag, che funzionava a New York. E lui dice, give me an F per Fish, give me an I, give me... Lì cambia e dice, give me an F, datemi un F, datemi una U, che è la U, datemi una C, datemi una K, ed è fuck. What's a spell? Fuck, what's a spell? Fuck, che vuol dire vai a quel paese in... Fuck war, era diretto alla guerra. Ed è diventato l'eroe di Woodstock, grazie a questa cosa. Voi la cantate in inglese. Sì, e lei suona l'ukulele e si parla di Vietnam, in quel momento si parlava della guerra nel Vietnam e quindi... Gli americani hanno sempre una guerra, Cioè non hanno una guerra, stanno male. Che parte sì. Letta che grazie alla guerra gli americani hanno scoperto la geografia. Fa ridere ma è triste. Molto. Sì, perché Vietnam, Cambogia, Iran, dovunque, vabbè. Donbass. Cosa fai adesso? Volevo prendere l'ukulele. Ma non ti conveniva fare una canzone che tu hai già la chitarra, poi prendi l'ukulele no, dopo? Perché l'altra canzone dobbiamo parlare un altro pochetto, allora... Un altro pochetto? Ah, va bene, allora visto che abbiamo già parlato, hai ragione, prendi l'ukulele. Va bene. E noi abbiamo debuttato a dicembre a Roma e abbiamo intenzione di continuare a fare questi accordi di pace in giro perché sai mai che come successe per Boris Vian che è riuscito a trasmettere dei messaggi attraverso la musica che queste canzoni che parlano di pace possano sortire qualche effetto. Crei comunque un'energia. Io? Sì, certo, sicuramente. Che va nell'universo. Assolutamente, ma noi siamo... Qui se non si parla di universo. Presuntuosamente convinte, quindi... Ci sei collegato? Fa sentire? Ce l'avete l'ukulele in regia? Sì. Perfetto. Allora, Feel I'm Fixing to Die Rag, e che cosa dice il testo? Ok, dice un sacco di cose, mo così su due piedi...
Allora, ma che combattiamo a fare? Non me lo chiedere, guarda, non me ne frega niente. Dov'è che andiamo? Prossimo stop Vietnam. Vai, che figo. Tutti pronti a morire. È una specie di propaganda al contrario. Certo. Cioè, ok, Country Joe McDonald o Country Joe and the Fish, grazie di Michele e Francesca De Fazzi. Vi divertite anche? Pure, sì, sì. E più andiamo avanti e più aggiungiamo canzoni, perché poi scopriamo che c'è tanta gente in realtà. Cioè, io ti ho citato Ain't Marching Anymore. Che hai detto? Non ho capito. Mentre io presentavo, sì, visto che tu sei arrivata all'ultimo momento, sei andata a vestire tutto di bianco, benissimo. Hai sentito la presentazione che ho fatto? No, mi stavo vestendo, io sono... No, tu sei entrata, che io eri già qui quando ho presentato. Parlavo di Boris Vian, Mulugi. Ah, certo, sì. Phil Oaks. Sì, adesso ho capito, sì. And Mercy Anymore è una canzone bellissima. Esatto, non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo in cartellone adesso. Phil Oaks and Mercy Anymore, ok? E quella poi che ha ispirato Bob Dylan, che copiava da Phil Oaks, Master of War nasce dall'idea che ha avuto Phil Oaks. Master of Wars, ok. Noi abbiamo altri brani di Bob Dylan. Noi abbiamo Farewell Angelina di John Baez, sì. Poi abbiamo di Bob Dylan, abbiamo Mr. Tambourine Man, poi abbiamo Blowing in the Wind. Abbiamo un bel po' di... Adesso cosa volete fare? Che hai detto che bisogna parlare per questo. Che cosa facciamo? Ti facciamo scegliere te, perché o facciamo quella che stavamo dicendo di Enzo Iannacci, che si chiama Fiorisci bel fiore, che in italiano, o facciamo People Have the Power. Sì. Quindi dimmi tu. Prima Fiorisci bel fiore e dopo People Have the Power. Aspetta, allora prendiamo subito la chitarra. Prima. Io ti do la chitarra. Ti danno la chitarra, vedi? Ecco, quindi Sfiorisci bel fiore è una canzone di, fra l'altro, veramente Enzo Iannacci aveva dei, io mi ricordo la fotografia, mi ricordo ha fatto dei brani stupendi, quello della fabbrica, lui aveva questa vena malinconica e anche molto poetica e molto profonda, però magari uno se lo ricorda di più per questo suo modo così un po' ironico, giocoso di raccontare le cose. Sfiorisci bel fiore di Enzo Iannacci, interpretata
nell'ambito di, come si chiama il progetto? Accordi di pace. Accordi di pace, Keep Peace and Sense, là sopra. E quindi Sfiori del Giorno di Iannacci, Grazie di Michele e la complice della Latra, Francesca De Fazzi. C'è un fiore di campo che è nato in miniera, per soli pochi giorni lo stettero a guardare, di un pianto suo dolce sfiorì in una sera, a nulla tenere mani valsero a salvare. Sfiorisci bel fiore, sfiorisci amore mio, che a morir d'amore c'è tempo, lo sai. E un dì un bel soldato partiva lontano, fu solo per gioco che lui ti baciò. Piangesti stringendo la fredda sua mano, sorrise con gli altri e il treno vi andò. Sfiorisci bel fiore, sfiorisci amore mio, che a morir d'amore c'è tempo, lo sai. Fiorisci amore mio, che a morir d'amore c'è tempo, lo sai. Sfiorisci bel fiore, sfiorisci amore mio, che a morir d'amore c'è tempo, lo sai. Sfiorisci bel fiore, sfiorisci amore mio, che a morir d'amore c'è tempo, lo sai. Che bella. Beh, un pezzo bellissimo. Io sto riscoprendo queste canzoni, appunto facendo questo viaggio con Francesca. Quali altre canzoni c'è? La fine è che, vedi, non sono solo i soldati a morire, sono anche le donne che li amano che muoiono d'amore. Questa è stata un po' l'intuizione di questo brano di Enzo, che è bellissimo. Allora, noi abbiamo un brano di che lei fa meravigliosamente, di Stevie Wonder. Quale? No, ma non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo la chitarra? Sì, ma non ce l'avamo solo un pezzo. Ah, ce l'abbiamo solo tre pezzi. C'avamo People Have the Power. Sì, ma prima di People Have the Power ne potete fare un altro, scegliete. Ah, aspetta, Farewell Angelina, oppure, vediamo, dovevo l'avvoltoio di Calvino, io l'ho già fatto, We Shall Overcome, vabbè, vale, ci leggere, vale, ci abbiamo tanti, Generale, io ho fatto una versione particolare di Generale, non so, io la posso fare, certo che... Te la faccio. Ma perché è particolare? E abbiamo rifatto un po' il testo. Avete rifatto il testo? Un pochino, siamo intervenute sul testo. E il signore là, il signor De Gregori, cosa dice? Non lo sa. La stiamo facendo adesso. Nessuno sa che... Sono curioso di sentire la versione di Generale dove tu sei intervenuta per correggere il poeta. Corretto, sì. Devo dire che mi ha ispirato il generale Vannacci. Ah, sì? È stato fonte di grande ispirazione, quindi ho cambiato qualcosina perché... Proprio... Vannacci mi ha ispirato, infatti tu vedrai che ci sono tutta una serie di cose che si riferiscono a quello che scrive e a quello che dice. Ok, allora
Caro Francesco De Gregori, anch'io pensavo che il generale avrebbe avuto bisogno di qualche ritocchino. Non so quelli che ha fatto Grazia Di Michele con Francesco De Fazzi, ma adesso li sentiamo. Che cosa succede? Cosa, cioè, qual è il problema? Ci sono alcune parole che sono vietate, non si possono dire. Purtroppo sì. Vabbè, alcune. Mi adatto. Allora, tu devi usare, se usi una roba che riguarda la cosa sanitaria. Allora, tu, sì, lei, perché lei è entrata molto sulla storia dei vaccini. Sulle punture, cioè, è bello perché c'è una parola che non si può dire, l'ha detto lei. Non c'entra niente, chiedo scusa. Bacini. Comunque usa punture. Non fa rima, comunque, vabbè, bacini. Bacini. Di bacini. Ok. Va bene, vai. Hai tolto il coso? No, se vuoi lo lascio, però. Vabbè, basta che. Generale, dietro la collina c'è una femminista lesbica assassina, e in mezzo al prato c'è un ambientalista, piccola e magra, sembra figlia degli Adams, semina pace anche per i tuoi figli, venuti al mondo come conigli, venuti al mondo come soldati, ma più maleducati. Dietro la stazione lo vedi il treno che portava ad Auschwitz, pieno di froci che non sono normali, pieno di immigrati che non sanno che fare, e allora partono e rischiano la vita tra deserti aridi e mari agitati, e quando arrivano, se arrivano, si ritrovano generali esaltati. Dovuta autocensurare. Sì, su quante cose? Tante. Sulle infermiere, sul treno, tante cose. Vabbè, però allora, sicuramente poi ci divertiamo pure, nel senso che facciamo tutto questo molto seriamente, ogni tanto sbrocchiamo un po', giochiamo. Sì. Hai sentito che ci sono tanti accenni? No, ma certo. È pieno di accenni, se vuoi te li ridico. Cioè, mi devi fare disegnini perché non li ho capiti. Lo so chi ha capito. No, ma mi piace perché noi stiamo vivendo in una democrazia. Pensate che noi siamo in democrazia, ragazzi. C'è libertà di stampa, si può dire. C'è libertà di tutto, c'è libertà di stampa, di parola, sì. Di movimento. Sì. E quindi noi possiamo dire quello che vogliamo. Tanto al massimo ci chiudono i canali, però volevo dire, difatti è bellissimo perché Giorgia Meloni ha dichiarato in televisione, ha parlato di effetti collaterali legati ai bacini, e che ogni volta che ho un bacino c'è un effetto collaterale. Allora, se io dico una roba del genere che lei è in TV, mi chiudono i canali e poi buttano via le chiavi. Ma allora veniamo, perché nonostante questo noi ci dobbiamo rendere conto di una cosa. Che noi abbiamo il potere, people have the power. People have the power, e abbiamo il potere di cambiare tutto.
possiamo fare una rivoluzione con il pensiero, con la parola anche, oltre che con la musica e anche con l'azione, nel senso che i movimenti sono importanti e sono i movimenti che coinvolgono tante persone che non ci stanno e che in questa canzone raccontiamo. Patti Smith, una grande, questo è People and the Power. Purtroppo mi manca la tarabuca qui. Cos'è la tarabuca? Perché in questo concerto noi suoniamo tanti strumenti. Cos'è la tarabuca? È uno strumento a percussioni che io suono su molti brani, però faccio sulla chitarra. Tarabuchi sulla chitarra, l'ho visto fare anche da Compay Secondo. Sì, dico tanto è la vostra, per cui. Ma siamo noi che ti diamo la chitarra. Che chitarra è? Fa vedere? Cos'è? Ah sì sì, è nostra, è quella che ci dà Ramini. Gianluca, fa la tarabuca sulla tua chitarra. Faccio piano piano, dai. L'unica cosa è che può scivolare, però che può succedere? Più di questo? Sì, scade per terra, si rompe. Ti metto il microfono qui vicino, ok. Patti Smith, cosa? Ah no, mi hanno detto di no, ah, ok, va bene. Va bene, dai. Mi hanno detto di no, appena ho detto metto il microfono vicino. Tarabucando la chitarra di Gianluca Ramini, grazie di Michele, Francesca De Fazzi, People Have Power di Patti Smith. Lo so, questa scivola. Ok, vai. Dreaming.
scivola, che una bellezza. Bello, ci volava la chitarra. Allora, grazie, stacca la chitarra e vatti a sedere. Francesca, secondo me devi trovare un accorgimento. Cioè, nel senso, devi trovare il modo che gli occhiali non ti scivolino giù. Hai visto, è un casino, porca miseria. Sì, questi sono nuovi. Dovrei mettere... Perché devi interrompere di suonare per tirare su gli occhiali. Esatto, devo imparare a memoria la canzone. No, non imparare a memoria, perché comunque devi tirarti su gli occhiali. Lo so, è un problema questo, sì, in effetti. Ti puoi mettere un po' di colla, un po' di attaccatutto BBA e che ti tieni i cosi lì. Sì, ci vuole un'idea, sì, sono d'accordo. Roxy.